Buongiorno a tutti, sono Antonio Poppi e oggi parleremo di un'applicazione molto versatile per fare videoconferenze. Nella versione gratuita che andremo a vedere, offre veramente tante possibilità per poter svolgere al meglio la nostra attività. Dove trovarlo? Allora, lo troviamo cercando su Google Zoom Meeting. Usciranno fuori delle ricerche sull'indirizzo https://zoom.us. Quindi si accede al sito. Chiaramente è un sito in inglese. Se volete, io uso ad esempio Chrome per la traduzione, però ecco, proviamo a vederlo su Chrome in modo che magari riusciamo a capire bene che cosa ci offre. La cosa interessante è che una volta diciamo, scaricata l'applicazione, quindi essersi registrati da qua, possiamo scaricare l'applicazione, averla a nostra disposizione sul nostro desktop, e inoltre lo possiamo scaricare anche sulla versione Android, quindi per i nostri cellulari, e versione iOS per i nostri iPhone. Quindi veramente molto molto versatile. Quindi ok, andiamo a vedere invece che cosa ci offre nella versione gratuita. Chiaramente ci sono anche delle versioni a pagamento, però iniziamo, può andare bene anche quella gratuita. L'unico limite che abbiamo è che abbiamo, diciamo, una volta aperta la nostra sala conferenze, abbiamo un limite di 40 minuti. Però questo diciamo, è superabile in quanto una volta scaduti i 40 minuti si può riaccedere dallo stesso link che si manda al gruppo di partecipanti e quindi riaprire, riavere ancora 40 minuti. Come vedete, la cosa interessante è che possiamo ospitare fino a 50 persone, tutte quante collegate, e la cosa bella è che ci si può vedere proprio in faccia, tutti possono parlare. Chiaramente è molto, come dire, molto versatile per coinvolgere il nostro team, perché è come stare, diciamo, dentro una sala riunioni dove tutti ci vediamo e possiamo parlare. Allora, una volta registrati, inserendo la nostra email, quindi scaricando l'applicazione sul nostro desktop, abbiamo la possibilità di accedere alla nostra area e quindi modificare le varie impostazioni. Una volta scaricata l'applicazione, basta andarla a richiamare. Io ad esempio la cerco da qua, quindi la faccio partire. Si apre una schermata di questo tipo dove chiaramente ti chiede i dati di registrazione, quindi si accede e subito si avvia la sala. Cioè, diciamo, questa schermata dove andremo poi a decidere quello che vogliamo fare. Da qua si apre la possibilità di avviare il nostro meeting. Basta andare qui sul pulsante Start e come vedete io sono già dentro, no? Chiaramente qua a questo punto possiamo decidere chi invitare. Ad esempio, da questo pulsante qua, copiando l'URL del meeting, possiamo andare a invitare le persone che vogliamo. Quindi passiamo quel link là su Facebook, anche per email, ad esempio, e quindi possiamo poi avere la possibilità di invitare fino a 50 persone e di fare la nostra presentazione là dentro. Attualmente adesso vi faccio vedere come funzionano, diciamo, diversi strumenti in modo che poi lo possiate imparare ad usare. E qua abbiamo il controllo del volume, se uno lo vuole silenziare basta cliccare qui. Qua abbiamo il controllo della web. E altre opzioni sono la chat con cui possiamo chattare con i nostri invitati.
da qua la richiudiamo. Poi abbiamo la condivisione dello schermo, molto interessante, dove chiaramente cliccando qui, avviando la condivisione, facciamo vedere quello che accade sul nostro schermo. Una cosa molto interessante sono gli strumenti che ci mette a disposizione. Qui, cliccando qui, possiamo avere delle cose molto carine da utilizzare, ad esempio queste freccettine proprio per indicare, per fare delle presentazioni online. Insomma, abbiamo un sacco di strumentini dove poterli usare e far vedere. Ecco, qua invece abbiamo la possibilità di scrivere del testo, sempre nella presentazione, di cambiare i colori o di cancellare determinati. Ecco, questo per cancellare. Quindi, una volta detto ciò, da qua si può interrompere il meeting e niente, altre cose. Ah, ecco, una cosa interessantissima, quindi interrompiamo il meeting. Ok, una cosa molto interessante è ad esempio scaricare la versione per Android, andate a cercare sullo store del tuo cellulare, quindi da Google Play, poi digitare Zoom Meeting e la trovi subito. Ecco, questa qua, questa è l'applicazione da scaricare, chiaramente la devi fare dal tuo cellulare. Stessa cosa per l'app di iOS, quindi per di iPhone. Basta andare sull'App Store e cercare questa applicazione con questo segnettino. Una volta che l'avrai scaricata, te la troverai sul tuo cellulare e potrai anche da lì accedere comodamente da dove vuoi tu a riunioni, meeting e quant'altro. Molto molto carina da utilizzare anche sugli smartphone. Quindi detto ciò, niente, credo di avervi illustrato questa applicazione che è molto molto simpatica e permette di farvi vedere in questa situazione. Quindi quando poi ci ritroveremo dentro a questa sala sarà molto divertente perché a differenza delle sale conferenze tradizionali dove c'è uno speaker che parla e gli altri che possono soltanto ascoltare o scrivere e chattare, questa è soprattutto indicata, è molto versatile per fare quelle determinate cose che già vi ho spiegato. Quindi trovarsi tutti insieme, partecipare e dire, diciamo, nello stesso momento è come trovarsi effettivamente dentro una sala di riunioni dove tutti quanti ci confrontiamo. Chiaramente è un po' caotica perché se tutti parliamo diventa un po' quello l'unico problema, però è molto ha tante caratteristiche che veramente sono speciali per svolgere al meglio la nostra attività. Bene, io vi saluto, spero che questa tutorial vi sia utile. Un saluto da Antonio e al prossimo tutorial. Ciao!